Cos'è cambiato 11-6 secondo set? Oh mamma mia, se uno sa quando va bene deve sapere anche quando va male, non sempre lo sa. È cambiato un po' che c'è, non è cambiata la pallavolo, che insomma battuta e ricezione determinano dei risultati. Fino a quel momento lì, quella battaglia lì era assolutamente a vantaggio di Perugia. Dopo si è cominciata ad equilibrare e noi abbiamo anche potuto sfruttare un pochettino quell'attacco che era libero già dal primo set, ma che non potevamo utilizzare perché in ricezione eravamo veramente bruttini. E niente, sono contento perché veramente, come ho detto prima, felice per i ragazzi, tanto, felice per me perché grato a loro. Ti aspettavi una reazione così all'ennesima partita di questo ciclo terribile? Un allenatore per aspettarsi le cose deve conoscere tanto i ragazzi, io non li conosco, ci speravo. Aver battuto Perugia, che cosa ti dà in questa fase della stagione? Niente, sono punti perché insomma, quando si perde si sta male, dà che oggi è una bella giornata, siamo sereni, felici, i ragazzi hanno fatto, adesso dobbiamo diciamo, finire il ciclo di ferro a Ravenna, non perché dopo Milano sia meno, ma perché almeno abbiamo qualche giorno per respirare un po'. E questi ragazzi qua in questi giorni qui hanno fatto tanto, insomma non sempre bene a livello di pallavolo, questo qui è scontato, però tanto in termini di atteggiamento, e di questo gli sono veramente grato. Li volevi a mente libera, oggi l'hanno avuta. Sì, l'hanno avuta proprio in attacco, io gli avevo detto iniziamo tirando palla fuori, Tine mi ha subito ascoltato, ma meglio così, perché sennò l'ultima partita anche in Brasile, ma qua con la Tine abbiamo iniziato prendendo delle murate. L'attacco era libero, non funzionava la ricezione. Sono contento perché Simone non aveva mai avuto esitazione nello spingere la palla, anche in situazioni estreme, e questo sono contento perché deve essere il nostro spirito di andare a rischiare, a volte anche di fare quelle cose che magari si sente nel palazzetto, però se uno non prova non impara. L'avevi vista lunga con Nelly? Sono due ragazzi, anche Nelly insomma lo vedo in allenamento, però finché non lo battezzo qui non c'è del giudizio per chi non gioca, c'è la volontà da parte dell'allenatore di dare opportunità per conoscere, perché se non conosco poi potrò comunque sbagliare delle scelte, ma conoscendo di più spero di sbagliare il meno possibile.